con estremo piacere che vi diamo il benvenuto alla 45esima edizione del Padel dei Castelli. Dopo questi due anni di fermo e di questa pandemia, davvero è con estrema gioia che ci ritroviamo qua per assistere a questa nuova edizione. Tra poco inizierà proprio l'apertura dell'investitura della cerimonia di apertura del Padel dei Castelli e seguirà poi l'investitura del capitano. Bene, siamo pronti allora per iniziare questa piacevolissima giornata qui insieme alla 45esima edizione del Padel dei Castelli della nostra città. Come ci dicevamo, cerimonia di apertura tra pochi istanti, parola all'arauto di Colazzo. Abitanti del borgo nostro e delle vicinori contadi e borghi tutti e dell'antico contrado del Sepio, udite, udite, udite! Nello terzo dio dello mese settimo, dello duemillesimo, vigesimo secondo anno giubilare, dello terzo millennio, dall'incarnazione di Domino nostro Gesù Cristo, pro la volontade dello eminentissimo e reverendissimo Pater in Cristo Domino, Dominus Randa de Castigliono, Cardinale della Santa Apostolica Romana Ecclesia, Episcopum de Piacenzie, Episcopum Cardinalis Portuensis et Santa Rufina Titoli, Episcopum Cardinalis Sabinensis, Episcopum et Conte della Nobilissima ed Antiqua Civitate de Vestrem, in loco de Ungherie, Nunziamo, Die de Gaudio et Letizia. Soavi Madonne et nobili cavalieri, come il popolo tutto, siate cum allegrezza presenti all'opesto cui cum benignitate ve fanno invito. Pro la volontate dello dicto eccellentissimo e reverendissimo Pater in Cristo Domino, Dominus Randa de Castigliono, et come il consenso dello supremo civico magistrato, nel rispetto delle tradizioni dei nostri maggiori, nunziamo l'attenzione dello pario delle Castella. Entriamo ora nel vivo della nostra cerimonia con l'investitura solenne del capitano della 45esima edizione del nostro pario. Eccellentissimo civico magistrato, secondo la vertù de toa et nel rispetto degli usi nostri antichi, et come il consenso degli magistrati tutti, dello gran cancellario, dei capitani de tutti i rioni, adduciamo alla presentia toa et coram popolo, pro lo consenso toa et la investitura ad suprema et non discussa autoritate della tensore.